6 54. Chi è? Guariglia? 18? Guariglia? Buonasera e benvenuti al palazzetto di Montegranaro. Si affrontano per la settima giornata di andata le compagini della poderosa Montegranaro e Stella Azzurra Roma. 7 vittorie per la poderosa Montegranaro, mentre ancora al palo la Stella Azzurra. Nel frattempo a realizzare Ravazzani, 2 punti in campo in questo momento per la Stella Azzurra, con il numero 6 Gagliardi, con il numero 16 Amanti, col numero 18 Guariglia, col numero 31 Da Campo e col numero 54 Sorrentino. Per la Dino Bigioni Montegranaro, col numero 15 Temperini, col numero 8 Ciribeni, col numero 11 Coviello, col numero 10 Gatti, col numero 34 Ravazzani. Ad impostare l'azione a gioco d'attacco Temperini. Palla in post basso per Gatti. Temperini ci prova alla lunga, non va. Rimbalzo d'attacco di Coviello. Inizia con nuovi 12 secondi in attacco per Montegranaro. Ravazzani recupera il suo rimbalzo d'attacco per la seconda volta, non va. Subito dalla parte opposta Stella Azzurra, col numero 6 adesso Guagliardi, non va. Recupera il rimbalzo d'attacco la Stella Azzurra e inizia il gioco il numero 54 Sorrentino. Numero 18 Guariglia dal post alto, non va. Ci prova Ciribeni in 1 contro 1, subisce fallo da Guagliardi, da Guariglia, primo fallo per lui. Primo fallo per Guariglia, rimessa dal fondo per la poderosa. Temperini sotto per Gatti che muove il perno e commette infrazioni di passi. Numero 31 Da Campo a impostare l'azione d'attacco per gli Stellini. Pick and roll laterale, scarica in angolo, buona la finta, ma perde palla il numero 6 Guagliardi. Palla di sportivo adesso sanzionato al numero 31 Da Campo, primo fallo per lui. 2 tiri più rimessa per la poderosa, il lunetta Ciribeni. Non va il primo. Non va il secondo. Punteggio sempre fermo sullo 2-0 per la Dino Bigioni Shoes. Temperini per Gatti. Parte incrociato Ciribeni, palla in post basso per Coviello che cerca di far sfruttare la sua maggiore fisicità nei confronti di Da Campo. Palla ancora in attacco per la poderosa, rimessa a fondo campo. Temperini rimette,
post basso per Ravazzani, Gatti da tre punti piazzato, non va, sfortunato, rimbalzo d'attacco per Temperini, assist per Coviello. Recupera palla fallosamente Ciribevi, primo fallo per lui. Numero 54 Sorrentino in attacco, buon ricciolo da parte di Da Campo, realizza da 4 metri, punteggio 4-2 per Montegranaro. Uno contro uno sulla linea di fondo per Ciribeni, che libera Gatti sull'arco, tre punti con piedi piazzati per Simone Gatti, realizza. Adesso a recuperare la palla, bravissimo Ciribeni, buona la palla di Temperini sotto per Coviello che quasi realizza ma subisce fallo da parte del numero 6 Stellino Guagliardi. Stessi quintetti in campo per le due formazioni, si riparte con due tiri liberi per Coviello. Buono il primo. Buono anche il secondo, 9-2 per Montegranaro. Quando mancano 6 minuti e 28 secondi alla fine del primo quarto. Si lotta al rimbalzo e viene fuori un fallo al numero 54 Stellino, Giuseppe Sorrentino, per lui primo fallo, raggiunto bonus per la Stella Azzurra Roma. In attacco adesso Temperini, forzato il passaggio per Coviello da parte di Gatti, subito in attacco Stella Azzurra che va con il numero 54 Sorrentino a realizzare un facile contropiede. Palla persa adesso da parte di Temperini che cerca di servire Ciribeni, ma la palla si spegne a fondo campo. Di nuovo in attacco i romani. Pick and roll centrale tra rimbalzo, 4 secondi alla fine per Roma, rimbalzo di Ravazzani, subito per Temperini, buono il passaggio per Coviello che sbaglia un facile appoggio da sotto, cerca contatto ma l'arbitro non lo ravvede. Di nuovo Sorrentino in attacco, libero da tre punti il numero 6 Guagliardi e accorcia le lunghezze Roma. In attacco Montegranaro, si cerca la fisicità di Coviello vicino canestro, fa un buon lavoro sul piede perno liberando Ravazzani che realizza un facile appoggio sotto canestro. Adesso post basso per Sorrentino, palla persa da parte di Roma, Temperini si accentra, scarico per Ciribeni, piedi per terra, non va, rimbalzo romano, subito in attacco i giocatori capitolini, numero 18 Guariglia prende rimbalzo d'attacco e segna Amanti col numero 16.
bravo Ravazzani a smarcarsi sulla linea di fondo e realizza un buon canestro. 13-9 il punteggio a favore della poderosa Montegranaro. Cambio per la Stella Azzurra, esce col numero 54 Sorrentino ed entra col numero 23 Donato Vitale. Embossare l'azione d'attacco proprio Vitale, sanzionato un fallo a Gatti, primo fallo per lui, secondo di squadra per la poderosa Montegranaro. Zona adesso per Montegranaro, no, uomo, rimbalzo di Gatti, pick and roll centrale, Temperini con Gatti, uno contro uno Nicola Temperini, mano sinistra, appoggia al tabellone e realizza un bel canestro. In attacco adesso Stella Azzurra, secondo tempo per il nuovo entrato Vitale che recupera il suo rimbalzo, tre punti del numero 6 Guagliardi, sbagliato Coviello, forza sulla linea di fondo, non va, rimbalzo del numero 18 Guariglia, in attacco subito un bel contropiede di Roma, chiuso con i due punti diamanti. 15-11 il punteggio a favore della Dino Bigioni Shoes Montegranaro quando mancano 2 minuti e 20 alla fine del primo quarto. Bel backdoor tra Ravazzani e Temperini, buono l'aiuto difensivo da parte di Roma e rimessa per la Stella Azzurra. Doppio cambio per la poderosa Montegranaro, dentro Magrini e Andreani, fuori Ciribeni e Coviello. Ulteriore cambio per la poderosa, fuori Gatti, dentro col numero 0 Micevic. Pressione per Montegranaro. Rimessa ancora in zona d'attacco per Roma. E nel frattempo rientra in campo anche Sorrentino che realizza un bel palleggio resto e tiro. Buono il gioco d'attacco da parte della poderosa che trova un bel tiro a tre punti di Temperini, completamente libero, col piede a terra. Errore grossolano da parte di Sorrentino che butta la palla letteralmente fuori e ulteriore cambio per la poderosa, fuori Temperini, dentro Carlo Ortensi, giovane locale. Rimane in campo solo Niccolò Ravazzani col numero 34 del quintetto iniziale con il quale la poderosa ha cominciato la partita. Lunetta a Niccolò Ravazzani.
buono il primo. Non va il secondo, rimbalzo d'attacco per Micevic, raddoppiato, cerca un passaggio difficile dall'altro lato del campo per Ortensi, in attacco adesso la Stella Azzurra. Uno contro uno del numero 31 da campo, che subisce il fallo di Carlo Ortensi, che cerca di intervenire in aiuto del compagno. Ulteriore cambio per la Stella, per sia per Roma che per la poderosa Montegranaro. Fuori Ravazzani, dentro col numero 12 Maurizio Cantarini. Per la Stella Azzurra entra in campo anche il numero 42 Dario Mascelli. Campo adesso anche Buscaglione per Roma col numero 4. Fallo commesso dal numero 9, numero 9 Stella, secondo fallo per lui, in lunetta Marco Micevic. Non va il primo. Poi il secondo. Molto giovane adesso anche il quintetto giallo-nero, che schiera in campo due ragazzi dell'under 19 DNG, e Mattia Magrini, anche lui molto giovane, classe 93. Rimbalzo del proprio di Mattia Magrini, spinge il contropiede, due secondi al termine, prova a appoggiare, non va. Il quarto finisce, il secondo quarto, sul punteggio di 20 a 15 per la poderosa. In campo per Montegranaro col 20 Magrini, 30 Andreani, 13 Ortensi, 0 Micevic e Cantarini col numero 12. Per la Stella Azzurra col numero 54 Sorrentino, col numero 16 Amanti, col numero 18 Guariglia, col numero 6 Gentili, scusate, Guagliardi, e col numero 31 da campo. In attacco adesso Roma, fallo subito dal numero 6 Guagliardi, commette fallo il numero 30 Lorenzo Andreani, primo fallo per lui. Rimessa per la Stella Azzurra, numero 31 da campo, un po' spasso per Guariglia, errore parte sua, subito dall'altra parte poderosa, tre punti Andreani, centrale, non va, rimbalzo Stella Azzurra, subito in contropiede, tiro mancino da parte del numero 31 da campo. Partita veloce in questo momento, subito dall'altra parte poderosa, ci prova Magrini all'angolo, tre punti, non va. Adesso Sorrentino impostare l'azione d'attacco, da campo, ribaltamento di lato, di nuovo per Sorrentino, cerca l'uno contro uno, penetra e scarica, di nuovo penetrazione per gli stellini,
che realizzano a fil di tirata con Guariglia. Libero Mattia Magrini, non va, rimbalzo Guariglia, Sorrentino, penetrazione, libero a tre punti col numero 6, Guagliardi realizza e impatta la partita, 20 pari, 5-0 il parziale a favore di Roma. Ortensi serve in post basso, Micevic, extra passaggio per Cantarini, errore sulla linea dei tre punti, non va, rimbalzo d'attacco, Micevic strappato il pallone dalle sue mani, adesso Sorrentino chiama gioco pollice, incrocia sotto canestro per i giovani romani, passaggio sulle mani di Cantarini da parte del numero 31 da campo, imposta il gioco d'attacco adesso Montegranaro, Magrini legge il lato libero per la penetrazione, crea un buon vantaggio per lo scarico per Andreani che realizza la bomba del più 3. Sorrentino ci prova subito a 3, Mattia Magrini spinge il contropiede, 3 contro 2 in attacco, decide di rallentare. Post basso adesso per Micevic, taglio al lato debole per Ortensi, stoppato Micevic da Guariglia, in attacco Sorrentino, spinge il contropiede, 3 punti, piedi a terra, non va, numero 6 Guagliardi. Schema corna chiamato da Lollo Andreani, end off, libero sui tre punti, rinuncia al tiro Micevic, prova a giocare uno contro uno, rimbalzo di Cantarini, mano sinistra, non va per lui, fallo di Lollo Andreani, secondo fallo per lui. Secondo fallo di squadra per la Poderosa, 2-0 i falli per la Poderosa. Cambio adesso per la Poderosa, doppio cambio, dentro Ciribeni per Ortensi e dentro Gatti per Cantarini. Bel rimbalzo in attacco per Guagliardi, per Guariglia, e rimbalzo e tap-in per Amanti che corregge a canestro dopo l'errore di Guariglia. Sette secondi sul cronometro dei 24 per Simone Gatti che si fa stoppare, rimessa in attacco per Montegranaro. Time. Rimessa al fondo per la Poderosa. Assist di Andreani per Ciribene. Bravo Leo Ciribeni che sporca la palla dietro e subito il contropiede per la Poderosa che realizza con Micevic. Rimessa per la Stella Azzurra, ad effettuarla col numero 6 Guagliardi. Pick and roll centrale adesso tra Guariglia e il numero 23 Vitale, vantaggio su centro area per Guagliardi che prova a battere Micevic ma non va,
bel passaggio tutto campo per Lollo Andreani. Micevic forza, prova a rimbalzo d'attacco, Ciribelli non va, di nuovo Stella Azzurro in attacco. Cambio difensivo adesso per la Poderosa, 6 secondi sul chilometro 24 e realizza un bel canestro Guariglia, Amanti scusate. Lo spasso per Micevic, gioco senza palla per Gatti che va sulla linea di fondo e Micevic lo trova libero e realizza un bel canestro. Nel frattempo fallo per Mattia Magrini. Primo fallo per lui, terza di squadra per il quarto. 3 minuti e 27 all'intervallo lungo. Non va Vitale a tre punti, subito Magrini dalla parte opposta, serve Ciribelli che va in contropiede e subisce fallo da parte del numero 6 Guagliardi. Guagliardi secondo fallo. Sostituzione Roma. Esce con il numero 23 Vitale e rientra col numero 54 Sorrentino. Non va il primo di Ciribelli. Buon il secondo. Cambio per la Poderosa. Dentro Ravazzani, fuori Marco Micevic. Ricomposto lo starting five della Poderosa con l'unica eccezione di Mattia Magrini che adesso commette fallo. Per Mattia Magrini secondo fallo, raggiunto il bonus adesso per la Poderosa. Rientra Coviello per la Poderosa, fuori Mattia Magrini. Quintetto iniziale per la Poderosa. ...24 secondi in attacco scaduti per la Stella Azzurra, buona difesa da parte di Montegranaro. In attacco adesso Lollo Andreani. Fallo del numero 54, Giuseppe Sorrentino, secondo fallo per lui. Passaggio di Andreani per Gatti che appoggia facilmente a canestro. Prova l'anticipo Leo Ciribelli. Palla rimane in attacco per Roma. Esce Sorrentino e entra con il numero 4 Buscaglioni. Stava per scadere il cronometro ai 24 secondi per Roma, forza il tiro, di nuovo in attacco Montegranaro. Basso per Ravazzani che si accorge del raddoppio,
sui tre punti, piede a terra, Gatti, non va, rimbalzo di Ravazzani che si fa strappare la palla dalle mani da parte del piccolo Buscaglione, che con caparbietà riesce ad arrivare fin sotto canestro e segnare. Ci prova adesso Ciribelli, sfortunato, subisce fallo da parte del numero 6 Guagliardi, terzo fallo per Guagliardi. Cambio adesso per la Stella Azzurra, fuori Guagliardi, dentro col numero 5 Gentili. In lunetta Leo Ciribeni, due tiri per lui. 32-26 all'intervallo, con 1 minuto e 40 sul cronometro, ancora da giocare. Primo realizzato da parte di Ciribeni, non va il secondo, e come un pasticcio Buscaglione, che non si avvede che la palla poteva essere in suo possesso. E Roma chiama time out. Poderosa in attacco con 1 minuto e 36 da giocare per chiudere il secondo quarto. Lollo Andreani a rimettere la palla in gioco. Pick and roll laterale con Ravazzani. Coviello cerca l'uno contro uno. Fallo fischiato al numero 31 da campo. Per lui secondo fallo. Due tiri liberi per Coviello. Rimessa per la Poderosa, visto che Stella Azzurra appena ha raggiunto il bonus. Forza l'uno contro uno sulla linea di fondo. Leo Ciribeni realizza il canestro e subisce fallo da parte del numero 5 Buscaglione. Gentili. Lunetta, Ciribeni sbaglia il tiro libero aggiuntivo, rimbalzo di Guariglia. E realizza un buon tiro da tre punti il numero 5 Gentili. Il passaggio per Andreani, per Simone Gatti, che realizza il 37esimo punto di squadra. Lesto a recuperare palla Ciribeni, che fa in tempo a trovare un buon fallo sanzionato al numero 16 Amanti. Per Amanti primo fallo. Buono il tiro per Leo Ciribeni. Buono anche il secondo. Secondi sul cronometro rimanenti alla Stella Azzurra. Adesso forza il tiro, perché sta scadendo il 24 secondi. Rimbalzo di Coviello, in attacco Ciribeni, che con 8 secondi sul cronometro non forza. Palla sotto Ravazzani, fuori per Simone Gatti, che realizza il suo
classico tiro a tre punti con i piedi a terra, 42-29 all'intervallo. Intervallo lungo, ora a risentirci per il terzo quarto. Terzo quarto qui al palazzetto di Montegranaro, in campo per Montegranaro il numero 8 Ciribeni, numero 15 Temperini, numero 34 Ravazzani, 10 Gatti, 11 Coviello, Stella Azzurra numero 54 Sorrentino, numero 18 Guariglia, numero 31 Da Campo, numero 16 Amanti e numero 4 Buscaglione. Lo spasso per Ravazzani che realizza portando il punteggio a 44-29 per Montegranaro. Un po' spasso per Simone Gatti che corregge il recupero nelle mani di Temperini, vede Coviello libero sull'arco che pensa bene di scaricare ulteriormente il passaggio a Simone Gatti che realizza il 47esimo punto di squadra. Sorrentino a 3, non va, apertura di Coviello per Temperini che tenta un passaggio avventuroso per Ravazzani, ci prova Temperini a 3 punti per il tiro a 3 punti, realizza Nicola il 50-29 per Montegranaro. Il pick and roll adesso, numero 31 Campo che realizza un bel canestro, 31esimo punto per Stella Azzurra. Subito in contropiede numero 4 Buscaglione stoppato da Ciribeni. Cambio per triplo cambio per Stella Azzurra, dentro col numero 23 Vitale, col numero 5 Gentili e col numero 42 Masciarelli. Stoppato numero 5 Gentili. Piede commesso da Ciribeni nel tentativo di andare in contropiede, rimessa laterale per Stella Azzurra, in attacco col numero 23 Vitale. Piccolo laterale tra Vitale e Guariglia. Tre punti tentati da Masciarelli, subito contropiede per Montegranaro, raddoppiato Ravazzani in post basso, sotto di nuovo per Leo Ciribeni, è sanzionato fallo al numero 31 Da Campo, terzo fallo per lui. Tenta Temperini il passaggio sotto per Ravazzani, rimessa Stella Azzurra. Adesso Da Campo entra col numero 4. Esce Da Campo, rientra col numero 4 Buscaglione. Basso per Guariglia, bel tiro
verso il centro dell'area contro Ravazzani. Ribaltamento di lato rapido per Montegranaro. 2-3 per la Stella Azzurra. Coviello realizza facile tiro a tre punti col piede a terra. Di nuovo a cercare Guariglia, un jump dal centro area, questa volta non va, rimessa poderosa. Attacca con qualche difficoltà la zona adesso, la poderosa, riescono a recuperare un prezioso rimbalzo d'attacco. I giocatori gialloneri, 3 secondi commessi a Ravazzani. Un attacco vitale, Masciarelli, nuovo Vitale, end off tra Guariglia e Vitale. Di nuovo Guariglia. Sfida in 1 contro 1. Ravazzani realizza il 35esimo punto. Guariglia. Fallo subito da Temperini. E col numero 5 Gentili commette il secondo fallo di squadra per la Stella Azzurra. Per Gentili, secondo fallo. Bonus il piede perno per Coviello, che sfrutta la sua atleticità vicino al canestro, realizza il 55-35 poderosa. Brutto tiro da parte di Gentili, recupero di Simone Gatti, in attacco adesso Temperini. Di nuovo la poderosa impegnata ad attaccare la zona stellina. Fallo commesso da parte del numero 42 Masciarelli. Fallo al numero 42 Masciarelli. Primo fallo per lui, terzo in squadra per la Stella Azzurra Roma. Sempre 2-3 la difesa proposta dal coach romano Angelo Santini. Palla recuperata da Buscaglione, che realizza un facile layup. Allunga la difesa adesso la squadra romana. Attacca bene la poderosa, extra passaggio per Nicola Temperini nell'angolo e realizza il 58-37. Nel frattempo Guariglia mostra di saperci fare in post basso, bel prospetto questo ragazzo del 98. Nel frattempo Nicola Temperini dimostra di avere la mano calda. 6-1-3-9 il punteggio per Montegranaro. Bravo Gentili, perfora la retina montegranarese con una bella penetrazione. Sempre zona per Roma, post basso per Ravazzani, che sposta il piede, muove il piede perno e commette infrazioni di pass. Rimessa a Stella Azzurra. Sostituzione per la Dino Bigioni Shoes,
Fuori Ciribeni, dentro Mattia Magrini col numero 20. Sempre sostituzione, anche sostituzione per Roma. Fuori col numero 42 Masciarelli, dentro col numero 6 Guagliardi. Palla recuperata dalla Poderosa che in un amen forza un contropiede e butta la palla in tribuna. Schema testa chiamato dal numero 4 Buscaglione. Ancora pericoloso con la palla a spalle a canestro Guariglia. Usa bene il corpo, si alza e subisce fallo da parte del numero 34 Nicolò Ravazzani. Primo fallo per lui. Esce Simone Gatti, entra Dicevi. Sostituzione per la Poderosa, fuori Simone Gatti, dentro col numero 0 Marco Micevic. Buono il primo per Guariglia. Buono anche il secondo. Forzatura adesso per Montegranaro che, graziata su un brutto passaggio di Magrini, forse il tiro di Temperini all'angolo. Adesso recupero nuovamente Veregrenze. Temperini a impostare l'azione d'attacco quando mancano 2 minuti e 10 all'intervallo. 3 punti per Temperini, piglia a terra e realizza sul passaggio, sul buon passaggio di Micevic. 6-4, 4-3 il punteggio in favore della Dino Bigioni Scius Montegranaro. Bravo il numero 5 Gentili, classe 99, 1 contro 1 centrale, perfora la difesa giallonera e dalla parte opposta subito Coviello, risposta immediata. Di nuovo in attacco Roma. Bravo Gentili che attacca con continuità il canestro. Sfortunata, forzata la conclusione, rimbalzo comunque sempre di Guariglia. Bravo, molto bravo anche lui. Realizza sul rimbalzo attacco numero 18 Stellino. Micevic prova da centro area, non va, palleggio al tiro dalla lunetta del numero 4 Buscaglione. Ci pensa su Temperini, attacco la zona montegranarese. Prova l'alto basso Micevic per Ravazzani, tocca col piede Guariglia. Sostituzione Stella Azzurra, rientra in campo Sorrentino ed esce Vitale. Rimessa Poderosa, Magrini per Ravazzani. Bravo Micevic, serve un ottimo passaggio per Ravazzani che punisce la mancata rotazione difensiva romana. Fallo commesso adesso da Micevic che con 7 secondi sul cronometro sfrutta la lontananza della squadra montegranarese dal bonus. Rimessa per Roma, ci prova Buscaglione, non va, rimane, ennesimo rimbalzo di
Guariglia, che però non riesce a ribadire a canestro. Tranquillo, riprendi il quarto con la rimessa per la Stella Azzurra. Ribadisco il punteggio: 6-8 Montegranaro, 4-7 Roma. Gioco destra chiamato per Roma. In campo adesso con il numero 31 da campo, che ci prova e realizza. Bel canestro per lui. Allunga la difesa Roma, con calma Temperini a impostare l'azione d'attacco. Adesso Coviello dal post alto punisce la difesa con una buona penetrazione, realizza e subisce fallo da parte del numero 18 Guariglia. Per lui secondo fallo. Realizza Coviello, 71-49 per Ladino Bigioni Scius Montegranaro. Qua stava quasi per rubare un buon pallone Mattia Magrini dalle mani del numero 5 Gentili, ma viene sanzionato fallo a Mattia Magrini. Per lui terzo fallo. Guariglia realizza il suo 12° punto. Bravo il ragazzo romano, molto bravo. E Nicola Temperini continua a perforare la retina stellina, realizza il 74-51 per Montegranaro. Non va tiro per Roma, di nuovo Montegranaro in attacco, Temperini libera sull'arco, Micevic piglia a terra, non va, si lotta al rimbalzo, ne esce vincitore Guagliardi. Subito al tiro il mancino da campo, rimbalzo di Micevic, Andreani ad impostare l'azione d'attacco. Di nuovo Nicola Temperini a fintare il tiro da tre punti, ma da fondo campo per la Stella Azzurra Roma, dopo il canestro effettuato da Micevic. Allunga la difesa adesso Montegranaro, che ripiega comunque in una difesa individuale. Uno contro uno tra Coviello e il numero 31 da campo. Rimbalzo di Coviello, apertura per Temperini. E Magrini prova un pochino forzando il tiro. Buon rimbalzo di Coviello. 6 secondi sul cronometro 24, forza Magrini. Scadono i 24 secondi per Montegranaro. Rimessa in attacco per Roma. Forza Roma!
Questo è 3 secondi ancora in attacco per la Poderosa. Rimessa a fondo campo per effettuata da Lolo Andreani. Si effettuerà un tiro rapido. Palleggio di forza per Coviello, che realizza un bel canestro. 7-8-5-1. Recupero Montegranaro. Mattia Magrini dall'angolo, non va, rimbalzo di Coviello che è bravo a lottare sotto canestro. Prende rimbalzo, realizza e subisce fallo da parte del numero 31 da campo. Quarto fallo per lui. Realizza Riccardo Coviello. 19 per Coviello. Rimessa laterale per la Stella Azzurra. Costituzione Roma, esce Buscaglioni e entra in quel campo col numero 16 Amanti. Rimbalzo di Lollo Andreani, passaggio immediato per Coviello che si butta in contropiede e realizza l'ennesimo punto per Montegranaro. 8-3-5-1 a favore della squadra locale. Caparbio, Amanti che accorcia leggermente le distanze per Roma, sempre in zona 2-3. Capitolina. Secondo tempo è arcobaleno per Nicola Temperini, che con una navarrata mette a segno il suo 22esimo punto. Di nuovo in contropiede Temperini, si arresta, tiro a 3 punti, non va, rimbalzo Romano in avanti col numero 31 da campo. Brava, buona lettura romana su questo blocco, subisce fallo Guariglia e Coviello commette il suo primo fallo. Spazio di nuovo ai ragazzi. Entra in campo col numero 12 Maurizio Cantarrina e col numero 13 Carlo Ortensi al posto di Coviello, di Riccardo Coviello e di Nicola Temperini. Uno su due per Guariglia. Attacca bene la zona Montegranaro e Micevic realizza e subisce fallo da parte del numero 31, scusate, 16 Amanti. Secondo fallo per lui. Non va l'aggiuntivo per Micevic.
rimbalzo per Stella Azzurra Roma, in attacco adesso con 4 minuti e 20 secondi sul cronometro per la fine della partita. Non va Guariglia, resta il tiro adesso per Carlo Ortensi che è sfortunato, sbaglia e recupera Micevic, il rimbalzo offensivo e porta 89 i punti di Montegranaro. Non va da tre punti lunga la conclusione di Amanti. Rimessa a Stella Azzurra Roma. '89-54 quando mancano 3 minuti e 20 secondi alla fine della partita. Spesso il pick and roll. Bravo Gentili. Realizza un bel canestro. 11 punti per lui. Carlo Ortensi ci prova e realizza, tiro mancino, 92-56 per Montegranaro. Non va il tiro del numero 6 Guagliardi, rimbalzo per Maurizio Cantarini e fallo subito. Scusate, fallo commesso al rimbalzo dal numero 13 Carlo Ortensi. Rimessa da fondo campo per Roma. Rimessa con il numero 6 Guagliardi. Gentili prova a servire basso, il compagno non ci riesce, ribalta palla, ci prova di nuovo lui a tre, rimbalzo per la Poderosa, quasi infrazione di passi da parte di Lollo Andreani. Micevic, buona sua penetrazione, libera il compagno Mattia Magrini a tre punti. Sbaglia, è lo stesso Micevic a prendere in balzo e a segnare. 9-4-5-6. Mattia Magrini recupera palla e subisce fallo. Da parte del numero 18 Guariglia. Terzo fallo per lui. Rimessa in attacco per la Poderosa Montegranaro. Sbaglia completamente il passaggio Lollo Andreani. Rimessa a Stella Azzurra. A tirare Amanti, ha preferito giocare di nuovo e il numero 31 da campo realizza passaggio sotto per Cantarini di Lollo Andreani, recupera palla Micevic e subisce fallo di nuovo Cantarini. Sostituzione
Stella Azzurra, dentro col numero 9 Stella, fuori Tommaso Guariglia, autore di una buonissima partita. Il lunetto intanto Maurizio Cantarini che fa un buon 2-2, due punti per lui. Piede sulla linea per Mattia Magrini dopo il recupero di palla, rimessa a Stella Azzurra, 1:09 alla fine. Non va il tiro mancino del numero 31 da campo, passaggio cost to cost per Mattia Magrini che sbaglia l'appoggio, di nuovo in attacco Roma, Carlo Ortensi commette fallo, numero 13 Ortensi, terzo fallo per lui, due tiri liberi per il numero 6 Guagliardi. Non va il primo. Buono il secondo. Bravo Micevic. 98-60. Rimbalzo in attacco Stella Azzurra che con 12 secondi sul cronometro cerca di concludere a canestro la penultima azione della giornata. Rimbalzo di Micevic, di nuovo palla per i romani e si conclude qua la partita sul punteggio di 98 Dino Bigioni di Cius Montegranaro, 60 per la Stella Azzurra Roma, settima vittoria consecutiva per i ragazzi coach Furio Steffè. Prossima partita per la squadra giallonera in quel di Giulianova. Da qui al palazzetto di Montegranaro è tutto, buona serata e buona domenica a tutti.